Ciao, io sono Vince e questa è casa mia, l'opinione calcistica che nessuno ha richiesto. Opinione molto bagnata in questa Milano sommersa di pioggia oggi e anche in qualche lacrimuccia nostra per questo pareggio che smuove poco, allontana le nostre probabilità di qualificazione, quasi definitivamente, potrebbe arrivare una pietra tombale nel caso in cui l'Atletico Madrid facesse il risultato con Liverpool. E niente, è difficile. Stasera la partita è stata ancora una volta brutta. Penso che il Milan, se giocasse tutto l'anno col Porto, retrocederebbe. Perché il Porto gioca in una maniera che praticamente fa quasi al 100, diciamo al 90% fa scacco matto al Milan di Pioli, mettiamola così. E quindi è una squadra che il Milan non ha digerito in queste due partite, è venuto fuori un punto sudando tanto, ma creando poco. E non mi è piaciuta l'impostazione di Pioli, non mi è piaciuta la formazione, non mi sono piaciuti i cambi. Speravo di vedere Ibra già dal primo minuto del secondo tempo, speravo di vedere un attacco a due punte grosse che potessero preoccupare un po' il Porto, e invece mi è sembrato che si tirasse un po' a vivacchiare. Calabria, sapendo che c'era Luis Diaz, non era da mettere. Quando è entrato Kalulu si è vista la differenza. Io non è stasera che lo dico, è un bel po' che lo dico che questi due fanno due sport diversi. Kalulu gioca a pallone, Calabria no. Quindi io non so quanto bisogna portare avanti ancora questa cosa del bravo ragazzo, è attaccato al Milan, è attaccato alla squadra, ha rinnovato a occhi chiusi. Sì, va bene, ma mi fai da mascotte, fai la riserva di Kalulu e entri quando c'è bisogno. Perché comunque anche questa roba di vedere YouTuber, giornalisti e cose che continuate a dargli 7 in pagella è una roba veramente pesante, ragazzi, perché voi non vuol dire che non lo guardate giocare. Poi spero che non si sia fatto niente, che è uscito col giramento di testa. Ma ragazzi, è un debito, cioè non è utile in fase difensiva, non è utile in fase offensiva. Ragazzi, io non capisco perché dobbiamo continuare ad avere un anello debole nei quattro di difesa. Comunque non me la voglio prendere con Calabria. Milan stasera ha giocato male, ha fatto una brutta partita e ora le speranze sono pochissime. Voglio sperare che non ci sia un contraccolpo emotivo e morale per quanto per il derby di domenica, perché io voglio che quella partita venga giocata con la schiuma alla bocca, con la rabbia. Veri diavoli bisogna essere domenica, quindi non so, ragazzi, la Champions quest'anno è andata così, non so se accadrà un miracolo, la matematica non ci condanna, ma ci vogliono delle combinazioni veramente assurde e non so neanche quale sia il criterio oltre agli scontri diretti, onestamente, perché ormai la speranza è di arrivare secondi a pari punti con l'Atletico Madrid a 7. Però non so neanche poi a quel punto cosa conta, la differenza reti, lo scontro diretto, macello, non so se contano ancora i gol fuori casa oppure no, un gran casino, ragazzi. Però a quanto pare esistono ancora delle rimasugli di speranze, quindi vabbè, andiamo avanti così. A questo punto è lecito mettere la testa molto di più sul campionato, poi vediamo come va a Madrid, ragazzi, soprattutto vediamo stasera, perché se poi stasera finisce, finisce, ragazzi. Niente, andiamo a vedere le altre partite di Champions League e stiamo all'asciutto che fuori è tutto bagnato. Buona serata a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao!